'Ndrangheta è presente, prima iniziò con la Bolivia, mi sono occupato negli anni 82-83 del traffico di cocaina dalla Bolivia, ancora in dimensioni diciamo non molto rilevanti, poi si passò alla Colombia dove invece il traffico assunse aspetti molto quantitativamente molto rilevanti. E vi erano calabresi che erano direttamente all'interno dei cartelli colombiani, che avevano rapporti diretti con i produttori e i fornitori di cocaina, che organizzavano i trasporti, che acquistavano navi e una volta addirittura pensarono stavano organizzando l'acquisto di un sommergibile per trasportare la cocaina ed eludere i controlli. E poi i punti di arrivo in Europa erano la Spagna prima e poi l'Olanda, e da qui poi la cocaina veniva diffusa in tutta l'Europa e anche in tutta l'Italia. Questo creò un arricchimento notevolissimo che poi l'Andrangheta riciclò entrando nel, come dire, in un mercato di tipo diverso, paralegale, quello dell'imprenditoria, e oggi la Lombardia e il Piemonte scoprono di essere praticamente occupati dalle organizzazioni di 'Ndrangheta e di vedere sottratti interi settori dell'economia da queste organizzazioni. I processi della DDA di Milano su questo argomento sono tantissimi ormai. I giudici per le indagini preliminari parlano espressamente di un sistema 'Ndrangheta operante in Lombardia che fa le regole del mercato, che impone le società e le ditte che devono lavorare sia soprattutto nel settore del movimento terra, del trasporto di materiale inerte, nella fornitura di calce struzzo, negli appalti comunali, pubblici, privati e così via. Un processo ha visto le cosche della 'Ndrangheta controllare i lavori per la TAV in Lombardia, ma ce ne sono tanti esempi adesso anche in Piemonte. Pensate che il primo comune diciamo sciolto per mafia nell'Italia settentrionale è stato Bardonecchia in Piemonte, perché per l'infiltrazione della cosca Mazzaferro, una cosca calabrese, durante i lavori per il traforo del Frejus. L'altro comune che è stato diciamo sciolto per mafia è Nettuno, sulla costa laziale, anche questo sembra strano, ma le cosche avevano il controllo di una buona parte del Lazio meridionale. L'orto mercato di Fondi, che è il più grande mercato ortofrutticolo d'Italia, era direttamente controllato dalla costa Tripodo di Reggio Calabria, già dagli anni 80. Tripodo, per chi conosce la storia della 'Ndrangheta, è una cosca diciamo fra le più importanti della Calabria. C'è da chiedersi come mai insomma si è verificata questa espansione. Intanto per il modello organizzativo della 'Ndrangheta, che è diverso da quello delle altre mafie italiane. La 'Ndrangheta è una delle tre mafie storiche italiane, insieme a Cosa Nostra e alla Camorra, preesiste all'Unità d'Italia, era già presente l'Unità d'Italia. Enzo Ciconte, che è lo storico che si è occupato maggiormente di questo fenomeno, ha scritto un libro molto importante, 'Ndrangheta dall'Unità a oggi, nella quale riferisce che già nella seconda metà dell'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia, furono celebrati in Calabria decine e decine di maxi processi contro l'organizzazione 'Ndrangheta. Non si chiamava ancora così, si chiamava diversamente, picciotteria, la società di Montalbano, la Camorra, perché Camorra fu il primo termine adoperato anche per designare queste forme di organizzazione mafiosa. Camorra in origine vuol dire estorsione, fare la Camorra vuol dire applicare l'estorsione ai produttori agricoli, poi passò a designare un'intera organizzazione. E poi una parte del linguaggio fu mutuata pure dalla Sicilia, per cui si chiamava picciotteria, picciotte era il primo grado di organizzazione della 'Ndrangheta. Quindi è una mafia storica, una mafia presente sul territorio, ne parla in un suo viaggio in Italia, Stendhal, il suo libro Viaggio in Italia, parla di episodi in cui lui ha assistito che gli hanno fatto capire che c'era qualcosa, siamo nel 1817. Ma ne parla anche di umani, parlano altri viaggiatori stranieri, e quindi voglio dire, sappiamo dell'esistenza di questo fenomeno. Attraversa indenne 150 anni di storia, due guerre mondiali, passaggio alla monarchia, repubblica, democrazia, fascismo, eccetera, e arriva ai nostri giorni. E questo anche
per un piccolo segreto organizzativo che ha la Ndrangheta, che la differenzia da Cosa Nostra e la Camorra. La Ndrangheta ha un suo modello organizzativo, quello dei locali di Ndrangheta, cioè di un'organizzazione presente sul territorio calabrese in maniera capillare. Ogni territorio vede costituito una sorta di ente territoriale locale, si chiama locale di Ndrangheta, formato da una cinquantina di componenti con un capo società, poi c'è quello che si occupa della parte economica che si chiama contabile e quello che si occupa della parte militare che si chiama crimine. Ogni locale ha questa caratteristica.